Magandang umaga mga kapitbahay. Kami ngayon magbe-breakfast muna. Tapos pupunta na kami sa mga destination malapit-lapit dito sa amin, like Ustuni, Monopoly. Tapos hindi ko pa alam sila kasi nag-set ng aming itinerary. So ngayon magbe-breakfast muna tayo. Punta tayo dito sa pinakamagandang breakfast na binigay ni Lola. Siya nga pala may-ari ng aming villa. So yan, pumunta po pala muna kami sa grotta ng Castellano. La Grotta di Castellana. La Grotta di Castellana. Silipin natin kung paano ang proseso niya, kung paano, may paniki nga daw ba o wala. Baka doon pa kami magka-coronavirus, no? Sa mga paniking yan. Oh, di ba dahil sa paniki naman daw nagmula ang COVID? Oh, huwag mo lang sasabawan. Delikado po dito, sobrang daming tao. Parang nakakatakot, sobrang daming tao. So yun, kinailangan po namin pumilap ng kasulatan na pwede kami pumasok kasi wala kaming COVID. Kasi sobrang ang daming tao dito. So yun na. Bayad na tayo. Ano? Bayad tayo. Questa da dare qui. Ah. Ah, ok. Siamo tutti qua, no? Apa tata. Cerpa wa kumuna, na kabidira na. Si può pagare con la carta. Carta na, carta na. Kaya na lang. Magkano ba? 18, 26, 72. Sa'yo? Uy, sa'yo na. Ay, siya. Ah, kasyon naman. Kasyon naman. Kami ko kasyon naman. Bitos kayo? O, awanin. Sir, nagbabawas ba tayo ng bigat sa wallet, sir? Oh, medyo, yan, namamayat na. Namamayat na, parang... Grazie! So yan, binayadan na po namin lahat yung apat na ano. Libre kami ni Ude. Yes. Thank you, sir. Libre nga kami ni Ude, sabi ko eh. 20? What? Prego. Magkano kayo? Mag-sanitize, guys. Utang na paano ba ito? Yun po. Ay, sinisirit lang, no? Astig. Atras mo. Yung ticket. Bakit? Abi na, ano pa siya? Yun na, Abi. Abi. Hindi, inano lang naman siya. Dito na. Yan mo na. So, dapat pala nakaganito. Okay, so. Okay. Ay, 35 point, ano? Hindi, nataas pa daw ng konti. 35 point ano lang. Diyan. Ilan na sa inyo? Ha? Ilan sa iyo?
Pasare prego lang eh. Nang narinig ko, hindi ko natinig. Hindi. Alaki kasi ng ulo kaya hindi kita. Sir, alaki kasi ng ulo mo kaya hindi kita. Matakad lang ako. Effort test ko lang. Alaki kasi ng ulo mo. Kaya hindi ka kita. Ay, dapat yun, sir. Kaya pala ano, kaya pala lahat sila may dalang ganun kasi napakalamig pala dito. Kaya pala ganun, no? So pero bababaan mo muna tayo, titingnan natin kung gaano kung nga talaga ito kaganda o kalamig o ano man. Ay, lamig nga, no man? Sir, sumara na natin, sir. Malamig. Sando pa mo. Napakalamig po dito sa aming pinuntahan. O baka dahil pawisan na kami kasi naghintay kami sa labas. Ewan ko lang. Ewan. Alam mo, madulas ba? Madulas, sir. Ewan ko lang, sa sapatos ko kasi hindi ako nadudulas eh. Madulas. Guarda. Sir, alam mo kung ba't ganyan ang formation niya? Bakit, sir? Kasi ang Puglia dati, nung unang panahon, ano to? Taklob doon ang dagat. Parang sa Modena, sa Emilia-Romagna, taklob ng dagat. Non vi distraete con i telefoni e macchine fotografiche sulle scarpe? Sì. Vedi, kita mo to, se si Poseidon to, di ba? Di ba si Poseidon yun? Yabang mo. Di ba Poseidon yun, si Poseidon? Saremo due ad accompagnarvi in questo percorso. Noi faremo 3 chilometri, 1,5 chilometri fino ad arrivare in Grotta Bianca e 1,5 per ritornare in via. Uscirò nuovamente in questa grotta, dove però le scale non le faremo più, ma prenderemo degli ascensori che si trovano nella parte opposta. Sono ascensori da una capienza di più di 20 persone, sarete in gruppi di 4-5 massimi, quindi sempre nella sicurezza della distanza. Parliamo un attimino della formazione di queste caverne. Allora, le rocce che hanno formato le grotte di Castellana si sono formate più di 100 milioni di anni fa, sotto il livello del mare. Con l'innalzamento delle terre, queste rocce sono emerse, l'acqua è scesa in profondità, e allargando corridoi e caverne, intanto ci vengono gli infarti. Per un certo periodo comunque quest'acqua, questa falda acquifera, ha fluito all'interno, mutando ancora di più tutti i percorsi. A un certo punto è scomparsa del tutto. Nel momento in cui l'acqua è scomparsa, si è andato incontro alla quarta fase di formazione di una grotta, che è la fase di abbellimento, o meglio detta di concrezionamento, cioè attraverso l'acqua che dal terreno sovrastante arriva in grotta c'è stata nella parte alta la formazione di stalattiti. Sono queste in forma conica che si accrescono all'incirca di 1 centimetro ogni 40-50 anni. Nella parte bassa invece abbiamo le stalagmiti che invece si accrescono per sedimentazione all'incirca di 1 centimetro ogni 80-100 anni. L'unione di una stalattite e una stalagmite la dita una colonna, come le due che tra poco noi oltrepasseremo per continuare la passeggiata. I colori che vedremo saranno vari. Qua se notate c'è predominanza di verde per la presenza di muschio. Il muschio nasce perché la luce in questa parte entra perennemente in grotta, quindi c'è l'azione della fotosintesi con l'ottogliano. Il verde e quindi il muschio però lo troverete anche in prossimità di tutte le lampade durante tutto il percorso. Quella alla fine è una fotosintesi artificiale dovuta appunto al calore della lampada stessa. Avremo tutte le gradazioni del rosso, poiché il terreno sovrastante è molto ricco di ossidi di ferro, quindi comunque l'acqua quando arriva in grotta con sé trasporta tutti i minerali che incontra. La roccia invece più candida la troveremo dove? Su di noi ci sarà più strato roccioso che fungerà da filtro. I minerali saranno trattenuti e l'acqua in sé conterrà semplicemente carbonato di calcio. Tutto ciò che noi vedremo è semplicissimo calcare. Questa di tutto il percorso è la caverna più grande ed è l'unica aperta in modo naturale. È alta 60 metri, lunga 100 e larga 50. Si chiama grave, da un termine dialettale grava, che significa grande vuoto scavato dall'acqua.
fu esplorata per la prima volta il 23 gennaio del 1938 per opera del professor Franco Anelli. Avete visto un busto commemorativo scendendo. Lui era uno speleologo lodigiano che alla fine si trovava in Puglia non per visionare effettivamente questi percorsi, ma la grotta di un paese vicino, di Putignano. A Putignano c'è un'unica grotta, la grotta del Tullo, che è in dimensione ridotta. Però a Castellana, sin dall'antichità, si aveva conoscenza di questo foro nel terreno. Pensate che i cittadini pensavano fosse la bocca dell'inferno e la usavano come discarica nel tentativo di riempirla. Sceso qui si rese conto che non era né tantomeno l'inferno né dovesse essere usata come discarica. Sono certa ma una trivia canina. Non si può sapere di niente. Hindi, sir. Hindi. Nagaling ito, bago ng permission ito, dahil gawa ng tubig. Kasi... Ano bawal nyo daw yan, sir? Doon? Patuloy mo na yan. Kasi... dito daw sa mga susunod na ano, bawal daw mag-picture at capture kasi may copyright na daw. So may bayad. So... dahil kupal tayo, magbibidyo tayo ng patago. Let's go. So yun, ngayon po yung nakalabas na po kami sa grotta. Kanina po bawal mag-video kaya hindi ako nag-video. Kaya pasundot-sundot, pasilip-silip lang sa inyo kung paano sa loob. Kasi bawal daw, i-cooperate daw. Let's go! What's up mga kapitbahay? What's up? What's up?